Oggi ha ricevuto un riconoscimento importante e ha parlato dell'arte, ha detto che l'arte è ricerca. Quanto è importante questo concetto e soprattutto stiamo andando in questa direzione? Gli artisti fanno ricerca oggi? Sono molto pochi, secondo me. Lei deve fare la distinzione fra talento e genio. Ma questo riguarda anche la poesia, riguarda anche non solo la pittura, ma anche la musica. Il talento era, per esempio, un grande talento. Era il maestro nel campo della musica Toscanini, che cercava, riusciva a copiare fedelmente la musica, non so, di Verdi. Cioè il genio invece chi era? Era Verdi che ha creato le sue opere. Ma questo anche Michelangelo è un genio perché è riuscito a lasciarci delle forme che, pur essendo nella natura, nessuno è riuscito mai a vederle visivamente. Cioè noi comuni mortali, almeno io non ho mai visto una torsione di quelle figure che sono nel giudizio universale in quel modo palesemente. Ma quelle forme, quelle torsioni sono però nell'interno della natura, che Michelangelo, che è un genio, è riuscito a percepire, l'ha confezionata e ce l'ha data a noi. No, e poi basta guardare le varie pietà di Michelangelo. Abbiamo una pietà figurativa dove lui rasenta il talento, anche se in alcuni particolari le supera. Poi c'è la pietà che si trova in Santa Maria del Fiore, che già è diversa, dove appare l'infinito della materia. Cioè ci rappresenta Michelangelo in queste, in particolare alla pietà che è nel castello di Milano, l'infinito che c'è nella materia. Nella materia, la materia, se noi vediamo un blocco di marmo, nell'interno ci sono le figure, c'è le immagini sotto forma o astratta, nel senso che non sono percepibili a tutti, va bene, oppure proprio figure umane. Premio Upli Basilicata 2023, personaggi che sono stati selezionati dalla commissione presieduta dal maestro Mengse, maestro Salvatore Sebaste, un grande... Con calma, nel frattempo ci raggiunge anche il presidente della Provoca che ha proposto il premio, la Provoca di Metaponto, il nostro caro amico Pino Gallo. Niente, io intanto devo ringraziare tutti quanti i presenti, devo ringraziare il presidente di questa, dell'associazione, per questo premio e il presidente della commissione. Io le ho fatto una domanda prima, quando ci hanno presentati, e ho chiesto perché avete scelto me. E lui mi ha dato una certa risposta, ed è una domanda che feci quando è stata inaugurata una mia mostra al Politecnico di Milano in permanenza al rettore Resta. Disse: ma scusi, ma perché lei ha scelto? E cioè, intanto la mostra fu realizzata in collaborazione con Oddi Freddi, tenendo presente sempre che l'arte è ricerca. Io ho sempre dipinto non per dipingere dei bei quadri, ma l'opera d'arte. Io, per esempio, tutte le volte che vado a Roma, vado in Vaticano, sono appassionato del giudizio universale. Tutte le volte che vado e rimango meravigliato, perché trovo sempre qualcosa di nuovo,
nel giudizio universale. Ma questo vale anche, questo discorso, per la musica, per la poesia, per la creatività, che è quello che manca oggi nella nostra società, la creatività. A me mi hanno insegnato di sognare. Nella vita bisogna sognare. Capito? Magari, sa quante volte ho sognato di saltare 2,5 metri? Io sono geloso di quegli atleti che saltano in alto. Non salterò 2,5 metri, 10 centimetri, ma almeno 10 centimetri riesco a fare. Questa è una cosa che mi ha insegnato anche il parroco di, no, quello è di Pomarico, o di Milioni, Don Mario, era di Milioni, no, mi pare che è morto tanti anni fa. Era veneto, ed era una persona di alto livello culturale. Io l'ho conosciuto, eravamo molto amici. Io facevo parte della commissione come rappresentante della Scaletta di Matera, perché ero all'epoca, io parlo degli anni 70, ero presidente della Scaletta. Come presidente della Scaletta facevamo l'estemporanea. Don Mario aveva una fantasia, si inventava le cose. L'estemporanea della Porticella. Esatto, della Porticella. E poi ci invitava, mi ricordo, era una cosa eccezionale questa manifestazione, perché a mezzogiorno c'erano tutti gli artisti che lavoravano ed eravamo in campagna sotto un grandissimo albero, non mi ricordo se era di noce, di gelso, era una quercia, e lui portava lì una cucina di quelle militari, di quelle che usavano i militari, riusciva ad avere tutte queste cose. Era qualcosa veramente di eccezionale. La fantasia di quest'uomo a me piaceva. Era uno studioso anche di archeologia, ha pubblicato diversi, a parte il fatto quello che aveva a Miglionico, c'è la chiesa madre, credo, che era di stile romanico, eccezionale, con quel bellissimo Cristo che ora, data l'età, ho dimenticato il nome, perché io non è che sono giovane, però vi posso assicurare che mi comporto da giovane, perché io ancora, anche se sono zoppo, non riesco a camminare, va bene, non sono più attivo fisicamente come prima. Io lavoro, mi alzo, c'è mia moglie che sono la disperazione di mia moglie, perché mi alzo alle 6 della mattina e poi finisco la sera tardi, le 9, le 10, qualche volta anche alle 11, perché di mattina lavoro nello studio, nel pomeriggio sono al computer a ricercare, a vedere cosa succede nel campo della creatività. Io ricordo un grande artista, anche amico, che ora è morto da tanti anni, era un padovano, Tono Zancanaro. Tono Zancanaro mi diceva: Salvatore, guardando la natura, guardando Metaponto, le campagne di Metaponto, mi diceva, mi suggeriva questo: ricordati la musica, la poesia, è tutto in natura. L'uomo non ha inventato niente, l'uomo scopre. La musica, mi faceva l'esempio di Stravinsky, l'uccello di fuoco, nelle ore l'uccello di fuoco è la primavera. L'uccello di fuoco, dice, lui ascoltava il rumore degli aerei, pigliava queste note, le componeva e le donava poi all'umanità. Sono rumori metallici. La primavera
di Stravinsky è la stessa cosa, la sagra della primavera, a differenza di alcuni, ora non ricordo i nomi, scusatemi, ripeto ancora, io sono vecchio, insomma, ho una certa età, dei romantici, la primavera dei romantici, e si apriva questo, sbocciava, si apriva questo fiore, così, no? Era poi troppo romantico, troppo. Invece quelli di Stravinsky erano i rumori che venivano messi insieme e donati dall'umanità, ma lo stesso Michelangelo, con queste torsioni, che è un figurativo, e poi dirò anche una cosa fra figurativo e astratto, se mi permettete, se non vi siete stancati. Vabbè. Un paio di minuti mi riconcedi ancora, Presidente. Che bel Presidente che avete, beato lui. E che sa fare il Presidente, capito? Tra tanti Presidenti che abbiamo, l'Italia è piena di Presidenti, capito? Siamo tutti Presidenti, però quelli che fanno, realizzano, che hanno fantasia, sono pochissimi. Non per io non ci conosciamo neanche. Troppo bene, è la prima volta credo che ci incontriamo. Invece questo Presidente è valido, come validissimo anche questo signore che abbiamo a Metapò, che lui conduce una battaglia enorme. Noi abbiamo Metapò. Io mi ricordo una volta in Svezia, mi chiese in una manifestazione tipo questa, mi chiesero, dice, ma da dove viene? E io dissi, da Matera, e dove si trova? E lui disse, ma da Taranto, e Taranto, anche Taranto. Però mi capitò, mi scappò la parola Metaponto. Metaponto, perché si vede che loro attraverso, studiano anche, hanno i DJ classici, non so, capito? Cominciarono, Metaponto, Pitagora, Pitagora. Io sono innamorato, per esempio, di Pitagora, che è morto a Metaponto. Però non hanno fatto lì un'opera piccolina, una cosa, è proprio un nano. Un'opera è stata fatta dalla nostra amministrazione, la quale è disattenta, non ha capito l'importanza di questo posto. Quando si parla di Scanzano, di Policoro, va bene, si dice sempre nel Metapontino, quindi proviene dalle terre di Pitagora, senza sapere che Pitagora è morto lì solo ed è stato dimenticato, e il nostro grande Pinuccio si batte continuamente, non fa altro che scrivere lettere agli amministratori, anche a livello nazionale, e si hanno, insomma, qualche volta rispondono, ma molto raramente. Io mi chiedo scusa se vi ho infortunati. Ah, un'ultima cosa, posso dire ancora qualche cosa? Ultimissima, poi dobbiamo andare via. Quindi io arresta il rettore del Politecnico di Milano, io chiesi, dico, ma scusate, ma perché avete chiesto, mi avete chiamato me se volevo dare tutte queste opere che sono in permanenza, cioè se dovessero essere toccate, dal notaio feci scrivere che devono tornare ai legittimi proprietari, perché io so vecchio, io quanto devo campare, capito? C'ho una certa età. Se tutto va bene, diciamo 4-5 anni, ma non di più, capito? E io sono pronto anche, capisco, capito, accetto la morte, accetto, assolutamente. Non mi preoccupa, reverendo. Faccio bene o male? A me sì. A lei le fa male, ma lei è giovane, capito? Per questo mi preoccupa. Ah, beh, capito? E quindi quando chiese la cosa, quello mi rispose, mi disse, ma perché, dice, abbiamo tra tanti artisti che ci sono, tutti dipingono, tutti scrivono. Mi ricordo un direttore della,
della RAI, dove sta? C'era lo Zubone, lei se lo ricorda, un intellettuale eccezionale, uno che ha una biblioteca di 10.000 libri a Roma, eccetera, eccetera. Lui mi diceva, tutti scrivono poesia, tutti sono poete, tutti sono scrittori, tutti sono musicisti, tutti... E dice, però bisogna vedere la qualità. Tutti dipingono, tutti... Mi diceva il resto. Però la prima volta che abbiamo incontrato un artista che si comporta, non è che sono uguali, per amor del cielo, dice, a Michelangelo, a Leonardo, che sono, cioè l'arte lei la considera come scienza e come tale è ricerca. Un domani dice, gli americani sono molto più avanti di noi, gli americani nelle università stanno creando, tornando alle biblioteche, alle grandi collezioni di scritti, anche alle gallerie, cioè alle gallerie di arte contemporanea come ricerca, perché anche gli scienziati oggi, dice, noi qui a Milano riusciamo a costruire, abbiamo ingegneri giovani, dei ricercatori che riescono a fare a costruire dei robot che riescono a sostituire l'uomo dimenticando che dietro tutto a questo c'è l'uomo. Noi dobbiamo tornare che al centro del mondo, dell'universo, c'è, diciamo, l'uomo. Piacere ascoltarlo. L'Umbri Basilicata APS conferisce il premio Umbri Basilicata 2023 a Salvatore Sepaste. La sua arte ha permesso di amplificare l'eco delle bellezze di Basilicata, sottolineandone il valore intrinseco ed estrinseco, intrecciando la propria vita e l'eccellenza artistica per far della propria terra il filo conduttore e il mezzo di diffusione della sua anima. E le cose le faremo meglio.